scrittore del dialogo a David Grossman il premio Padula nella cerimonia finale di Acri, parata di stelle tra letteratura, TV e cinema. A Cosenza è stato presentato il nuovo libro di Natina Pizzi, Trilogia dell'istante, unisce tre raccolte della poetessa Regina. Ilaria Raffaella. Narciso ci riporta indietro. La vita come una cassetta piena di istanti. L'ultima opera di Natina Pizzi è un'indagine negli attimi che come una catena costituiscono l'esistenza di ognuno di noi. Ci voleva lo sguardo di una poetessa come lei per descrivere con delicatezza e passione un tema così imponente come la vita. Istante sei perfetto nell'improrogabile brevità dove continui l'eterno, scrive in una delle sue poesie, e nell'incontro che a Cosenza la mette di fronte a tanti curiosi spiega il confine tra immobilità ed eterno, quasi un ossimoro che nella trilogia dell'istante diventa racconto ed emozione. L'istante è l'emozione che noi proviamo in un istante. L'istante dopo sarà un istante diverso. Diverso dal primo, diverso dal secondo, è una sequenza di istanti. Infatti io in una poesia scrivo collana di istanti sul petto. E sono istanti positivi, sono istanti negativi, sono istanti di bellezza, istanti d'amore. Tre raccolte, Afrodite, l'istante perfetto e lo spigolo del cerchio, che percorrono temi diversi, il mito greco, la lacerazione tra il bene e il male, i sentimenti contrastanti di chi vive intensamente, ma che hanno tutti un filo rosso a legarli, quegli istanti che la poetessa Regina dice sono scritti sulla pelle. Ti troverai vuota.